È significativo che il primo giorno dell'anno la Chiesa abbia posto, quasi fosse per ciascuno di noi un inizio del tempo, abbia posto la festa più importante della Vergine Maria, che tutti noi chiamiamo Madre Nostra, ma che lo è appunto perché è di Dio Madre. Guardando a lei la Chiesa tutta, vede il Figlio di Dio, vede il Signore Gesù, vede soprattutto e riconosce la sua opera di salvezza. Ciascuno di noi perciò è portato anche a guardare la sua storia, il suo tempo, il suo futuro in modo cristiano. È portato ciascuno di noi e tutta la Chiesa a guardare il passato in modo cristiano, cioè racchiudendolo tutto nella comune voce della misericordia e della gratitudine, come oggi preghiamo. Non lo fa perciò con rancore, non lo fa più con rimorso, con rimpianto, con nostalgia. Lo fa con gratitudine, con misericordia. E poi ha portato ciascuno di noi e tutta la Chiesa a guardare il suo futuro come una incredibile, inattesa opportunità. Avete sentito? Il Signore ha dato a ciascuno di noi, attraverso anche l'opera di Maria, la maternità di Maria, il suo figlio Gesù, un potere, una libertà, quello di diventare. Ecco, l'opera della salvezza si manifesta soprattutto dalla nostra primazione, dalla nostra decisione, quello di volerlo fermamente. Accogliamo questa con gratitudine, questa opportunità che il Signore ci riserva e guardiamo al nostro passato, alla nostra storia, al nostro tempo con profonda gratitudine. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Noi ti lodiamo, Dio. Ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo Re della gloria, o eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore.
proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.